Carissimi amici del Cancro, buona domenica. Continuiamo con il nostro oroscopo settimanale dal 19 al 25 settembre 2022 e andiamo a vedere quindi la vostra settimana. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone nuove di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete voglia di informazioni trovate i miei contatti sul canale e anche in fondo al video nella voce descrizione. Andiamo quindi a chiedere, il nostro metodo di gioco sarà con le nostre 5 carte e poi andremo a fare i chiarimenti, normale come facciamo sempre, e se abbiamo bisogno di altro andremo a utilizzare quest'altro mazzo. Chiedo scusa per la luce, ma ragazzi oggi c'è una bellissima giornata, dopo una giornata di pioggia che c'è stata ieri, quindi mi voglio godere questo sole, il sole ricarica, rigenera, e quindi scusatemi, ma sapete che comunque le carte ormai ve le dico anche. Allora, andiamo a vedere per il segno del Cancro. Come sarà questa settimana dal 19 al 25 settembre 2022? Andiamo a vedere quali sono le novità, cosa dobbiamo sapere. Non ci sarà il consiglio degli angeli, non credo che l'abbia fatto negli altri 4 segni che avevo già preparato, quindi non credo, però non ci sarà comunque il consiglio degli angeli, questo è sicuro. Consiglio, insomma, quel qualcosa in più. Allora, vediamo un po' per il segno del Cancro. 8 di denari, 4 di coppe rovesciato, 8 di spade rovesciato, 7 di denari e asso di bastoni. A fondo mazzo abbiamo il 4 di spade. Non riesco a capire perché ultimamente mi stanno venendo fuori queste due energie femminili, che è sempre un 8 di denari e un 8 di spade, a secondo, alle volte rovesciato, alle volte insomma al dritto. Comunque è sempre la solita canzone, insomma, che comunque voi del segno del Cancro, energia femminile, vi sentite comunque molto stabili nelle vostre decisioni, in quello che provate, siete comunque sia in una posizione determinante, ok? Potreste essere anche l'amica magari che va a sostenere nel momento del bisogno, oppure potreste avere a che fare con un'energia femminile che vi sostiene in una situazione disequilibrata, dove non c'è equilibrio e dove... O voi potreste avere a che fare con un'altra energia femminile che vi pugnala le spalle, che vi dice maldicenze, che ve ne dice di cotte e di crude, oppure invece siete voi che in questo momento vi sentite in una situazione disequilibrata dove non avete il vostro equilibrio per situazioni che sono successe e che poi andiamo a chiarire comunque con le carte, dove vediamo a fondo mazzo che comunque c'è un blocco e potreste eventualmente essere aiutati da un'amica. Solo che io vedo anche un 7 di denari, quindi una gratificazione andando verso un qualcosa che volevate comunque raggiungere, e quindi questa settimana c'è il raggiungimento di un vostro obiettivo, seppur con difficoltà, ok? C'è un raggiungimento comunque dei vostri obiettivi o di un vostro obiettivo. Andiamo appunto a vedere, a chiarire le carte, andiamo a vedere questo 8 di denari cosa vuole comunicare per il segno del Cancro nella settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022. Probabilmente ci sono dei pagamenti da fare, probabilmente ci sono delle situazioni comunque da dover sistemare, perché forse ci sono magari delle uscite economiche oppure qualche problema di coppia, ma su questi problemi di coppia, se si tratta di questo, comunque vi trovate in una posizione
determinante. Non cambiate assolutamente idea, piuttosto vi possono arrivare delle comunicazioni, oppure siete voi che potreste andare a comunicare eventualmente qualcosa. Non avete nessunissima intenzione di cambiare idea su determinate cose. Certo, c'è un chiarimento da dover fare. Probabilmente questo chiarimento potreste anche averlo insieme a questo, a quest'altra energia femminile che fino adesso magari vi ha pugnalato alle spalle, vi ha messo il bastone fra le ruote. Quindi c'è o una fuoriuscita di denaro dove dovete andare a sistemare, oppure c'è un chiarimento comunque con qualcuno, un dover comunicare comunque con qualcuno, con un'energia, ripeto, femminile. Questo sta portando, o meglio, porterà, scusatemi, nella settimana un po' di squilibrio comunque, perché è un qualcosa probabilmente, non dico che vi ha feriti perché qui non vedo il ferire, ma un qualcosa che comunque siete venuti a sapere. Vediamo questo 4 di coppe rovesciato per il segno del cancro, cosa vuole comunicare dal 19 al 25 settembre 2022. C'è una riflessione in merito comunque sia degli ostacoli, probabilmente c'è stato proprio un allontanamento con questa energia femminile, quindi ci sono state delle situazioni comunque che hanno bloccato il rapporto, o delle chiusure, o di una situazione, ripeto, oppure proprio di un rapporto con questa persona. E quindi c'è proprio una riflessione su quello che è successo, andare a riflettere anche probabilmente nelle comunicazioni, nel conversare, nel dover chiarire, si va a riflettere che cosa poi sostanzialmente è successo di preciso, per poter poi andare, probabilmente state mettendo tutti i tasselli del puzzle insieme, e quindi nell'andare a fare questo chiarimento, nell'andare a comunicare o a parlare con questa persona, cercate di riflettere per vedere cosa comunque dover dire, o farvi uno schema proprio di quello che è successo. 8 di spade rovesciato per il segno del cancro nella settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022. Mi viene fuori il 5 di spade che mi è venuto fuori a fondo mazzo, con un 2 di bastoni rovesciato. Quindi questo ci fa capire che sì, ci sono degli ostacoli, devono essere assolutamente chiariti, e nel chiarimento possono emergere magari delle situazioni, oppure venire a sapere qualcosa che magari vi farà anche male, vi porterà anche a capire che ci sono delle situazioni, che ci sono degli ostacoli, probabilmente anche nel campo eventualmente amoroso, nel campo comunque di nel settore nel campo affettivo, ok, dove verrete, ecco, a scoprire situazioni che poi dopo il tutto con calma verrà chiarito. Questo è un altro discorso. Abbiamo infatti il 7 di denari che parla appunto di gratificazione, risoluzione, successo, magari volete vincere su questa determinata situazione, e comunque la vostra gratificazione comunque c'è. Vediamo questo 7 di denari cosa vuole comunicare di più a voi del segno del cancro. Sì, c'è una decisione che dovete prendere, una decisione netta. È una decisione in merito a, ripeto, a delle discussioni che ci possono essere in questa settimana o che ci sono state, dove c'è stata comunque una rottura, ok? Probabilmente potrebbe essere anche nella sfera familiare, ok? E il chiarire determinate cose vi porta comunque sì ad ottenere il vostro successo. C'è un qualcosa che andrete comunque sia ad ottenere. Vediamo, potrebbe riguardare magari anche la sfera economica, si parla anche di soldi, ok?
se, che magari qualcuno di voi sta aspettando, sono bloccati, quindi riuscirete ad ottenerli andando a parlare, comunicare, sistemando determinate situazioni, chiarendo determinate situazioni, determinate problematiche. Ma c'è una decisione che dovete andare a prendere, una decisione molto importante. Vediamo questo asso di bastoni. Cosa vuole comunicare? Ecco qua. Attenzione però come agite, perché è vero che dovete riflettere, ma nelle vostre azioni, nell'andare a prendere una decisione, potreste andare a prendere una decisione con immaturità, con leggerezza, perché avete mille dubbi nel dover andare a fare questa scelta. Ok, questa scelta, vi, ripeto, vi può portare comunque sia a degli ostacoli che possono essere comunque un po' difficili da dover superare, possono portare comunque sia alla rottura anche a livello sentimentale, al cambiare completamente direzione, a uscire fuori da queste situazioni, ma la scelta potrebbe anche non essere la scelta giusta perché agite con immaturità. Andiamo a vedere le novità per il segno del Cancro nella settimana del 19 al 25 settembre 2022, novità che non si può fare a meno di non sapere, quindi si devono sapere per forza. Che genere di novità? Sei di spade, 5 di bastoni rovesciato e asso di coppe rovesciato con un 5 di denari rovesciato a fondo mazzo. Allora, a parte le comunicazioni, come vi ho detto, che possono comunque arrivarvi, c'è un qualcosa proprio, le novità sono un qualcosa che magari vi va a ferire, vi porta comunque della rabbia. Queste comunicazioni, queste novità che potreste venire a sapere possono comunque riguardare la famiglia. Un qualcosa che, ripeto, porta magari a delle problematiche o porta eventualmente a perdere, ok, a perdere un po' di soldi, perché probabilmente ci sono dei pagamenti da dover fare e quindi c'è un po' questo genere di situazione. Un qualcosa che probabilmente neanche vi aspettate. Andiamo invece a vedere che genere di comunicazioni potreste ricevere nella settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022. Allora, 6 di denari rovesciato, asso di denari rovesciato e asso di spade rovesciato con a fondo mazzo un 2 di coppe. Allora, qui ci sono delle comunicazioni, vi viene riferito qualcosa che ha a che fare magari con i vostri progetti, con quello che magari volete fare. Ma attualmente la situazione è comunque bloccata, probabilmente per altri di voi ci possono essere anche delle situazioni eventualmente legali, ok? Vediamo un po', ci può essere per qualcuno di voi un incontro comunque passionale, un incontro che magari vi interessa un po' un attimo, scusatemi. Dicevo, potrebbe qualche comunicazione potrebbe essere anche quindi di incontrare qualcuno che vi inviterà, ok, a dover uscire, però può essere pure che perché con questa persona ci può essere una situazione un po' altalenante, ci sono chiaramente, avete chiaramente dei dubbi, c'è un qualcosa che proprio non... è come se non siete convinti, ok, di quello che dovete andare a fare. Allora, andiamo a sceglierle così le carte questa volta. Andiamo a vedere asso di bastoni e asso di coppe. Una carta soltanto. Abbiamo un 4 di coppe. La vado a mettere qua, un 4 di coppe. Asso di bastoni e asso di coppe può parlare di un evento molto importante, ok? Che si può accadere in questa settimana.
questo evento importante vi può portare chiaramente a un equilibrio, a una stabilità, quindi a un dover, probabilmente le novità che vi vanno a ferire su un qualcosa vi portano rabbia a un certo punto di queste problematiche che ci possono essere in casa, in famiglia o eventualmente altro genere di situazioni, ok, vi possono portare comunque sia a un equilibrio, a una stabilità. Poi, bastoni e denari, oh, un uomo, allora, bastoni e denari, un'energia maschile. Può essere che magari o c'è l'incontro di un qualcuno di nuovo, oppure eventualmente nella relazione che state vivendo, nella frequentazione, c'è la persona comunque di vostro interesse, dove ha un certo interesse per voi, vuole un equilibrio, potreste essere anche voi queste persone, dove lì in presenza, ripeto, di una relazione o di un interesse nel qualcuno, quindi cercate questo interesse e vi porta ad avere un equilibrio e una stabilità comunque mentale. Asso di bastoni e asso di spade, un evento non molto positivo. L'evento non molto positivo è che potreste venire a sapere delle informazioni che non vi piacciono o che vi portano magari maggiore chiarezza. Qualcuno di voi potrebbe scoprire un tradimento, che non è detto che può essere solo ed esclusivamente nella coppia, ok? Potrebbe anche essere un tradimento comunque in generale. Ci possono essere, come abbiamo detto, vediamo un po', quindi questo incontro, vediamo l'evoluzione di questo incontro, dove porta, se siete voi l'energia femminile che avrete la proposta di uscire, di incontrare qualcuno, non siete, come infatti mi è uscito qui il dubbio che avete su questa comunicazione di un qualcuno che vuole uscire con voi, non siete tanto comunque sia favorevoli a questa cosa, è come se non siete tanto convinti, ok? Andiamo a vedere il 2 di denari e il 2 di bastoni, ci sono delle comunicazioni legate agli affari, vediamo cosa ci dicono queste comunicazioni. Attenzione per chi vi propone qualcosa a livello lavorativo eventualmente, perché potrebbe essere una persona magari che sì, c'è la proposta, ma sotto per sotto potrebbe esserci anche magari un raggiro nell'eventualità. Vediamo invece 5 di bastoni e 5 di spade, altre comunicazioni ancora, e noi andiamo avanti. 5 di spade, 5 di bastoni, allora, queste comunicazioni vi possono portare altro genere di comunicazioni, non quello magari dell'invito a uscire, vi possono portare ad avere un benessere fisico, emotivo, quindi in un certo qual modo comunque a stare bene. Poi vediamo un po', abbiamo il 4 di coppe e il 4 di denari, dove in questo rapporto, in questa conoscenza, in questa frequentazione c'è tanta attrazione, vediamo come va questo rapporto. Ma magari vi aspettate da questo rapporto, da questo qualcosa, quel passo in più o una comunicazione, o vi aspettate che vi dice qualcosa e quindi tarda ad arrivare questo qualcosa. Non vi aspettate assolutamente nulla da nessuno, cercate di fare quello che vi sentite di fare, ok? Non dovete assolutamente attendere niente da nessuno. Ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e sapete perfettamente che aspetto un mi piace o un commento. Vi ringrazio e ci sentiamo presto. Buon proseguimento di giornata.